ancora detto. Alludevo a te, si intende. Io non sono un tipo vendicativo. Restituiscimi i miei 50.000 dollari ed è chiuso. Vuoi credermi o no, ma non ho uno sporco lurido dollaro in tasca. È da 20 giorni che sono fuggito dal carcere. Aspetto da 10 anni di presentarti il conto. Tu hai perso i soldi, ma io ho fatto 10 anni di galera. Sono affari tuoi. Per fare quel colpo, mi misi con certe persone di Clifton. È meglio che ti sieda se vuoi raccontarmi la storia del colpo. Dovevamo assalire un treno con un carico d'oro. Avevano le mani pulite quelli di Clifton. Mi avrebbero dovuto dare aiuto e alla fine testimoniare per me. Tutto era perfetto, nessun rischio. E poi avremmo fatto a metà. E le mani pulite ti hanno fregato. Vigliacchi, proprio così. Hanno testimoniato contro. E il malloppo è sparito. Ma che potevo fare? La mia parola contro quella di un banchiere, di un giudice e di altri onesti, schifosi ricconi. E anche i miei 50.000 sono finiti in quelle tasche. Lo hai detto. Perché non te ne vai a Clifton adesso? Ti fai la tua vendetta se la vuoi fare, ti prendi tutto quel che ti devono e vieni a saldare il tuo debito. Ho una taglia sulla testa. Mi stanno braccando lungo tutta l'Arizona. Me ne sto qui a Bowie, perché così ho un piede nel Messico. Capisco. Ti dico io che si può fare. Tu mi dici i nomi delle persone di Clifton e poi te ne vai al sicuro nel Messico. Ma per sempre. Come sarebbe? Diciamo che compro la tua vendetta per 50.000 dollari. D'ora in poi quelli di Clifton avranno un debito unicamente con Frank Derby, non con te. Oppure? Oppure tu dovrai pagare in qualche modo. Come vuoi, Derby. Non posso discutere con te. Sei troppo rapido. Da bere per tutti quanti. Voglio festeggiare il ritorno di un vecchio amico. Un amico che non vedevo da moltissimi anni. Da bere, ho detto! E tu non bevi? Non ancora, Wilde. Forse la tua storia è vera e forse no. Se tutto andrà bene, berrò alla tua salute. A Clifton. Credi di essere molto spiritoso, vero? Bene, beviamo noi, amigos. E alla mia salute. Tieni. No. Neanche tu vuoi bere? No, sono con lui. Adesso vedremo se verrai. Basta, Wayne. Venite. Questa è la quarta lezione. I pugni sono come i colpi di pistola.
Se sbagli il primo, sei già belle spacciato. Me lo ricorderò. Che facciamo? Aspettate la ranch di Bill Farrow. Ma forse la galera ti ha rimbambito. Dobbiamo farlo fuori subito, quel rompiscatole. Ci proverò io se ne avrò l'occasione. Voi andate adesso. Presto. Hai poca memoria. Hai dimenticato di dirmi i nomi di quella gente di Clifton. Io non dimentico mai niente. Uno è Turner, il banchiere, che sapeva del carico d'oro. Il giudice Kutcher, che mi doveva fornire l'alibi. Abel Murray, che allora guidava il treno. Bill Farrow, che scortava il convoglio. E che ora ha un ranch, laggiù, sulla strada di Stafford. Ucciderlo a sangue freddo. Quando spari a un uomo devi ucciderlo. O prima o poi lui ucciderà te. Thank you.